fatti 4! Ne ha fatti 4! Josip Ilicic! 4 volte Ilicic, 4 volte Dea, come all'andata! È spettacolo puro, è quarto di Champions, è storia! L'ultima volta che una gara ad eliminazione diretta della fase finale, quindi della UEFA Champions League, finì 4-1 all'andata e poi ci fu una clamorosa rimonta, una rimonta storica, datata 10 aprile 2018. C'era una spagnola tra le due quella volta, però la spagnola fu quella beffata, quella che vinse 4-1 all'andata e perse 3-0, per la precisione, allo Stadio Olimpico di Roma. Oggi, il 10 marzo 2020, quindi a quasi 2 anni esatti di distanza, un'altra spagnola si vede protagonista, è il Valencia, ed è quella costretta a rimontare il 4-1 in casa propria contro un'altra italiana che però stasera vuole fare la storia, vuole fare un'altra impresa. Buonasera e benvenuti su YouTube, benvenuti in camera mia, benvenuti a Valencia-Atalanta. Un saluto da parte di Federico Marconi. Vado anche a leggervi quelle che sono le formazioni, cosa molto importante, perché partirei a questo punto da un Valencia che deve rimontare, come dicevamo, quei gol di distanza dell'andata. Un Valencia che si schiera con un 4-4-2, Cillessen, l'ex Barcellona, tra l'altro, in porta, con Coquelin e Diakabi in difesa, Gaia e Bassa sulle corsie, centrocampo guidato da Kondogbia, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, e Pareco con Torres e Soler sulle corsie, Rodrigo e Gameiro a comporre il tandem offensivo. Atalanta che risponde con un consueto 3-5-2, ma in realtà sarà un 3-4-1-2, mentre il direttore di gara è pronto anche a fischiare l'inizio di questa partita, e quindi io vado a sistemare anche quello che è il cronometro per farlo partire proprio live. Dicevo di un Atalanta che scende in campo con Sportiello tra i pali, Caldara, Palomino e Jim City in difesa, il centrocampo composto da De Ron e Freuler, con Gosens a sinistra, Atebur a destra, grande protagonista dell'andata con una doppietta, Pasalic alle spalle di Papu Gomez e Josip Ilicic. Detto questo, stiamo per partire, come detto, in un Mestalla vuoto, si gioca a porte chiuse. Tra l'altro in giornata ci sono state tante polemiche anche da parte del pubblico del Mestalla, dei tifosi che hanno protestato. È pronto a fischiare il direttore di gara, come detto. Comincia in questo istante, e allora, partiti al Mestalla. Fa effetto anche vedere il Mestalla vuoto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa situazione. Noi oggi ne abbiamo parlato in live anche su Instagram. A proposito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, cosa importantissima, c'è l'omino qui sotto, c'è proprio il loghetto, e ringraziamo Matthew PSD. Intanto attenzione ad Ilicic, fino in fondo, finisce giù, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Atalanta, 1 minuto e mezzo sul cronometro, ed è già penalty per la Dea. E primo clamoroso momento chiave della sfida, perché la gara è ancora chiaramente apertissima, è iniziata da pochi istanti, ma questo potrebbe già essere un primo fondamentale momento, un primo punto esclamativo della Dea, l'intervento falloso di Diakabi che ha steso Josip Ilicic, il rigore che vedrà impegnato Cillessen, che dovrà provare a dire di no a Ilicic, che ha già fallito un rigore contro lo Shakhtar Donetsk ai gironi. Ha segnato un euro gol all'andata con il destro, ed ora con il sinistro. C'è il via, c'è la rincorsa, c'è il sinistro! Centrale con Cillessen che si tuffa. Valencia 0, Atalanta 1 al terzo del primo tempo. In totale, con i 4 dell'andata, fanno 5. E allora, se non è un punto esclamativo questo per la qualificazione, poco ci manca, perché questo gol di Ilicic pesa come un macigno. Lo capiremo. Attenzione però alla Valencia che attacca. Palomino chiude, occhio che Gameiro rimane lì e pareggia. Pareggia il Valencia con Gameiro. Qui non si sono capiti Palomino e Sportiello. C'è tra l'altro Ategan a colloquio, credo, con il VAR per un silent check per la posizione di partenza, ma nel frattempo è 1-1. Nel frattempo ha pareggiato la squadra spagnola, tutto nasce da una palla persa a centrocampo dall'Atalanta, riparte Rodrigo, arriva in zona tiro, in buca, posizione regolare. Posizione di partenza regolare da parte di Gameiro, malissimo Palomino che dorme, e quindi 1-1 più regolare che mai. Detto ciò, Nicola ci dice: io non pronostico ma analisi tattica.
Fin qui segna la dea sul rigore, sembra avere il controllo della gara, ma chiaramente si ribella il Valencia che prova a riaprire strenuamente il discorso. Sono pienamente d'accordo con Nicola, che più che un'analisi in realtà ci ha fatto un commento di cronaca, nel senso ci ha esattamente riassunto quello che è successo. Attenzione che Ilicic chiede un tocco di mano ed è furioso con l'arbitro. Voleva il secondo rigore l'Atalanta. Vedremo, vedremo nello specifico. Qui vediamo. Eh sì. Eh sì. E c'è il tocco di mano clamoroso di Diakabi. Va al VAR Ategan. E allora vediamo la scelta di Ategan. Fischio in bocca. VAR, calcio di rigore. È il secondo calcio di rigore per l'Atalanta. Arriva adesso il fischio. Riparte Ilicic, che incrocia col mancino. Spiazza ancora Sillesen, che si tuffa dalla stessa parte. E segna ancora. Doppietta. 2-1. E adesso metà dell'Atalanta è ai quarti di Champions. Un piede e mezzo, forse qualcosina in più. E allora Ategan si mette il fischietto in bocca, fischia una e fischia due volte. Squadre a riposo sul punteggio fondamentale in casa Dea di 1 a 2, che fa 2 a 6 totale. Se il Valencia vuole passare, deve vincere 6 a 2. Insomma, altri 45 minuti di spettacolo. Quello che sappiamo è che inevitabilmente non ci potranno essere i tempi supplementari. Primo tempo bello tra Dea e Valencia. Atalanta che fissa la maggior parte, pardon, fissa maggiormente con i rigori di Ilicic, spezzati dal gol di Gameiro. E ora Atalanta che deve narcotizzare la gara dopo essere vicini ai quarti. Allora, ti dirò, Nicola, io non credo che narcotizzare la gara sia troppo nelle corde della squadra di Gasperini. Perché credo che in realtà sia più logico lasciare giocare il Valencia, chiudersi e ripartire nel contropiede. Non mi aspetto un possesso palla sterile da parte dell'Atalanta per addormentare il gioco, questo no. Vado ad approvare il commento perché insomma YouTube ce l'aveva messo in forze. Poi Simone, anche se dovesse firmare. Intanto arriva il gol, scusate, arriva il 2-2. Ha segnato ancora il Valencia, ce lo siamo persi perché stavo leggendo i commenti. Malissimo questo, ma tecnicamente malissimo, denunciatemi. Al sesto del secondo tempo, credo ancora Gameiro. Facciamo ordine. Tentativo di pareco, respinto. Quindi arriva il cross alla destra da parte di Torres. Colpo di testa di Gameiro, doppietta, 2-2. Perché fai questo format su YouTube e non su Twitch? Domanda intelligentissima, Mitch. E ti do una risposta altrettanto intelligente. Perché non ho mai streamato su Twitch e di conseguenza non ho pubblico su Twitch. Voglio fare qualche streaming di prova qui su YouTube, mirando poi a spostarmi lì. Quindi migliorare la qualità, naturalmente. Farci un bel pubblico. Tra qualche live comincerò anche a mettere il mio link di Twitch nei commenti, in modo che cominciate anche a seguirmi lì. E poi partiremo a streamare lì. L'idea è quella comunque. Perché Jacopo credi che Pallotta sia più serio? Attenzione, intanto ancora la Valencia. 3-2. 3-2 del Valencia. 3-2 del Valencia, segnato Torres. Il numero 20 ha fatto 3-2. Incredibile al Mestalla. Ogni volta che perdiamo la concentrazione, io adesso stavo leggendo un messaggio su Pallotta, segna il Valencia. Qui palla verticale, scatta Torres centralmente, buca centralmente l'Atalanta che ha difeso malissimo e poi fa il pallonetto su Sportiello in uscita. Tutto troppo semplice per il Valencia. Vediamo come reagisce e se reagisce l'Atalanta. Verticalmente per Ilicic, che apre sulla destra dove sale Atebur. Dentro per Zapata, posizione regolare. Attenzione a Duvan. Col destro! Parata illegale da parte di Sillesen. Di piede Sillesen. Aveva incrociato Duvan Zapata. Sulla palla illuminante di Atebur, posizione nettamente regolare da parte della 91, che poi ha tenuto basso il pallone e ha calciato come meglio non poteva, ma Silesen ha fatto una parata illegale. Qui con Ndombele sbaglia la verticalizzazione, e allora è un 4 contro 2 per l'Atalanta in contropiede, che diventa 4 contro 4 perché tornano tutti. C'è ancora Duvan in area, cambia lato, trova Ilicic, è solo Gomez. Ilicic! Josip Ilicic! Fa tripletta, fa 3-3, e forse sì, questo è il punto esclamativo sui quarti di finale. Contropiede perfetto dell'Atalanta di Gasperini, avviato proprio dalla 72. Ha ignorato completamente Gomez e glielo stavo dicendo anch'io da qui. Poi si è messo in proprio, ha chiuso il mancino, ha fatto 3-3.
E se non è finita adesso, se non è finita adesso, ragazzi, io ve lo dico senza voce stasera. Malinowski, che è entrato pochi istanti fa, poi Zapata, si butta dentro Gosens, servito, ancora la palla per Iličić! Ne ha fatti 4! Ne ha fatti 4! Josip Iličić! Pazzesco al Mestalla! Pazzesco! Pazzesco! 4 volte Iličić, 4 volte Dea, come è all'andata! È spettacolo puro, è quarto di Champions, è storia per la squadra di Gasperini e per questo fenomeno in maglia 72. Ultimi 10 secondi, è in piedi la panchina della Dea, è in piedi anche quella della Valencia con gli incubi, perché Ategan fischia 3 volte, l'Atalanta è nella storia ufficialmente ai quarti di finale della Champions League 2019-2020, in una serata che ci fa dimenticare un momento nero per il nostro paese, un momento di difficoltà, perché il calcio regala emozioni anche in questi periodi. Il saluto da parte dei giocatori in campo con i direttori di gara, il sorriso furbetto da parte di Gasperini, che sta godendo come un riccio, come leggo nei commenti, perché l'Atalanta è ai quarti di Champions League, un risultato storico, come peraltro quello del Lipsia stasera, perché facciamo cronaca, il Lipsia ha vinto contro il Tottenham per 3-0, perfezionando l'1-0 dell'andata e quindi qualificandosi come la Dea storicamente ai quarti di Champions. Che serata, perché poi 4 gol di Iličić l'hanno condita questa serata, hanno messo pepe in più, hanno regalato emozioni indelebili che questa squadra si porterà dentro per tutta la vita, per l'eternità.